Altro capitolo sulla metodologia di Magistretti lo possiamo introdurre ancora una volta con le parole di Vico. Magistretti è stato un pessimo insegnante, ha insegnato pochissimo. Uno dei pochi posti in cui ha insegnato in modo continuativo è stato Londra, al Royal College of Art, dove è stato chiamato nel 1979 come visiting professor. Cosa di cui lui ovviamente era orgogliosissimo, diceva posso mica dire di no alla regina d'Inghilterra. A quel punto inizia una frequentazione assidua di Magistretti a Londra. Londra è città che ama moltissimo e qui un suo amico inglese gli insegna questo detto che si usa molto in Inghilterra, che è look at usual things with unusual eye. Quello per Vico diventerà una sorta di mantra, lo usava quasi sempre per chiudere le interviste, le lezioni, le poche lezioni che ha fatto, lectures e cose simili. Spessissimo gli oggetti che Vico disegna si ispirano a degli oggetti che già ci sono e che vengono in qualche modo ridisegnati, rivisti, riletti. C'è questo video in cui lui dice ma in realtà tutto già c'è, è solo un po' nascosto. Sempre all'interno della mostra fuori catalogo, uno degli oggetti che racconta molto bene questo modo di fare design è questo tavolo, è un tavolo fuori produzione della seconda metà degli anni 80 e si chiama Edison, per la Mont Edison SPA, che era l'azienda che distribuiva il gas. È un omaggio alla Mont Edison SPA perché questo dettaglio, quindi questo sistema per incastrare i quattro tubi che compongono la base del tavolo, è la cosiddetta croce a gas, cioè il sistema che nella distribuzione del gas veniva utilizzato per far incastrare i quattro tubi. E Vico diceva è il modo più elegante che ho trovato per tenere insieme questi quattro tubi. E quindi ancora una volta c'è un modo di guardare qualcosa che già c'è e poi di riutilizzarlo, in questo caso in una base del tavolo.